messo la cintura, l'ha messa ti? Sì, credo di sì. Ha messo la cintura? Sì, sì, ce l'ha, ce l'ha. Si è offeso. Si è offeso perché ha messo la cintura? Sì, sì. Mamma, si è offeso. Che cosa hai avuto, mo? Volevi stare davanti? E ora ti metti davanti? Oh, sei stato a scherzare finora? Che è successo? Che è successo? Non come. Non come. Non doppia personalità. Quadrupla, quintupla personalità. L'acqua non li amanea il mulino mio? E che acqua sto buttando nel mulino mio? Scusa. Per che cosa? Non abbiamo parlato d'altro che se no mettiti la cintura e stai dietro fino a quando non partiamo. Mamma mia. La non siamo lunga, uomini. Che cosa? Non ho sentito. Meglio così, è finto di dire. Non siamo uomini. Buon viaggio, eh? Buon viaggio. A te, non a me. Buon viaggio. Ci vediamo a Napoli. A te, non a me. Vai, prendi il biglietto, prendi. Tieni, giovanotto. Grazie, per il giovanotto. Ma, almeno ti chiama giovanotto. Almeno mi chiama giovanotto. Ora posso augurarle buon viaggio? A lei, non a me. Poi Tino, io dimmi che cosa. Sono. Dimmi cosa gli hai fatto, per piacere, io. Perché non riesco a capire. No, solo con te può essere stato. Io non gli ho fatto niente. Ma con io sto facendo i ripresi. Ti sei allontanato per andare nello sgabuzzino là nell'ufficio di Paolo. Ma che c'entra? Che cosa gli hai detto? Cosa gli hai no, fatto? No, non gli ho detto niente, ho visto che stava il quadro di Maradona. Vabbè. Vuoi venire davanti? Bambino, vuoi venire davanti? Non sono rimbambito, rimbambito. Non si erano detto rimbambito, ho detto bambino, vuoi venire davanti? Questo è il fatto, allora vieni no, davanti. No, non è quello il vieni fatto, davanti. Guarda, vieni sono davanti. Rimbambito io. Tu che tu sei rimbambito? È un altro. Pure a tutti e due. Dai Tino, dai, pure tu, Tino. Dai, Se no non ci passa più. Allora. Più provo che regia! Da buon compatto! Non me la pendente! Ehi, fermi! Per cortesia aiutare! Chiedo asilo politico in un'altra macchina! Basta! Scendi per piacere, scendi anche tu! Vabbè, vabbè. Scendete, cambiatevi di posto! Oh, vabbè! Vabbè, ribambè! Attenzione, beh, ehi, veloce! Al veloce. Va bene così? No, non va bene colà. Guarda, ha cambiato di nuovo lui perché sta davanti, il signore deve stare davanti, il devo signore. Sono stato sempre un signore io. Adoro. Allora, come a te, a Tom. Di cazzacuta da distruggere, non a mai. Tu come stai? Stai bene lì dietro? Perfetto. Non va bene? Bene. Oh. Ti faccio la mezz'oretta. Ah, sul fatto che tu ti faccia la mezz'oretta è vecchio ormai è scontato c'è un grazzacut che da train se fosse proprio la valigia sul letto e quella la da lei la su capita la scopa neanche alla gita della scuola elementare cioè veramente siete due in... non lo so guarda, non so veramente come due bambini ribambini non ho detto ribambini ho detto bambini ah. Alla quinta elementare in gito facevo così sì così alla quinta elementare facevo così non è come la con tutto né? 4x4 2 per 2 no da 7x6 7x6 mo delle punizioni basta delle punizioni basta se no vado direttamente siamo alla G mamma la scuola andate alla G io fai io canto e come canto canto per amore io canto canto per amore io voglio star mezzo le belle donne no tu che la fede io sono single ricordatelo qua questa signora è uno stile di vita salvatore, perché sembra
facizia poi. Tocchi nudo a metà no. Come ce l'era? Ciao a te. La vuoi finire di fare la scuola guida? Ja, pensa a scuola guida. Non sai far partire la macchina ad fare la scuola guida. Sì. Allora, perché metti? Pensi, metti in mano. Se la giracchia. Allora subito la frizzavo. Per un freno, e la macchina si mette in mano. Ah, bravo, bravo, bravo Lello, bravo. Arriva il dente. Oggi provo di nuovo a fartela mettere in moto, così ti faccio fare di nuovo la figura. Altro che qui di qua, qui di là. Com'è che ha detto prima, quando stavamo alla stazione di servizio, la macchina è come la signora... deve essere guidata bene. No, in maniera proprio... No, non mi ricordo come ha detto. No. Vabbè, questo è il senso. No, non è male. In maniera appropriata. No. Avete forato tutte e tre. Arrivate forati. I proverbi a me non si sbagliano mai. Come tu dici proverbi? Beh, non lo so. Fatica tu mentre lo cade, a tu sconde. Poi cominci con i rebus. Sempre rebus. A me che ho deciso di portarti a Napoli. Buono. E che poi sei! Ascoltami! Yambia! E chi deve ci sei ci sei? Beh! Poche se state femmine, gli avevo un scatto e morto! Un scatto e morto! Gli ha di che ha criticato a tutta volta! Anzi, non lo conte! Ha una voglia di lasciarti sulla piazzola di sosta, nemmeno la stazione di servizio! Sulla piazzola di sosta ti lascerei! Che cosa ti viene venduto? Che c'è faccio? Adesso sento! Alla zingra! Aspetta, così è. Guarda, neanche qua, no, qua non c'è neanche il bar, niente. Sul parcheggio, area parcheggio Monte Rotondo Est. Beh, allora, ragazzi, se volete venire a recuperare Lello, venitelo a recuperare all'area parcheggio Monte Rotondo Est. Prego, sì. No, non è. Scenda. Scendi dalla macchina. No, scendi per favore. No. Scendi. No, scendi. Rimanga qua. Perché? E allora abbassa la cresta. Non abbassa nessuna cresta. La cresta io non la abbasso, non sono come gli altri che ti ho fatto così l'altra di me. Come sta di me non ce ne sta. Con te è diverso, ma con gli altri no. Se tu sei picchiato sempre da là, con me, lei sembra un pigmè. Di me che sto portando il ring. Sciamani. Scendi. No. La macchina è mia, scendi. Chi l'ha detto a te? Andiamo a Napoli. Andiamo a vedere un pigmè che capolista. Ma vedi un poco vedi oggi, va! 10 anni della vita mia sto perdendo! 10 anni della vita mia! Io ho 20 anni della vita mia! A pressione, Ster, a pressione! Ehi, mettiti a dormire! No, non metti a fare la nanna! Lello? Ci sei? Guarda un po', leggi! Non so leggere. Abbiamo varcato il confine. Siamo in Campania. Arriviamo a Napoli. Vedi Napoli e poi dormi. Bravo.